Ciao a tutti e benvenuti a questa mia nuova recensione. Oggi andremo a provare una birra proveniente da una fabbrica la cui tradizione e storia ha rischiato fortemente di essere persa per sempre. Andremo infatti a parlare della fabbrica di Pedavena. La fabbrica Birra Pedavena nasce nel 1897 da tre fratelli, i fratelli Luciani, originari di Canale d'Agordo, siamo in provincia di Belluno. Anche Pedavena è un paese nel bellunese, siamo a nord di Feltre, ai piedi delle Dolomiti. Dolomiti che hanno fatto la fortuna di questi tre imprenditori, in quanto tutti gli ingredienti e le materie prime della birra erano e sono di provenienza locale, a cominciare dall'acqua di sorgente proveniente appunto dai vicini monti. Fin dai primi anni la produzione fu in continuo aumento, solo la prima guerra mondiale frenò bruscamente la crescita, infatti in questo periodo la fabbrica fu oggetto di ripetuti saccheggi. Alla fine della guerra i fratelli Luciani ritornarono a Pedavena e ristrutturarono la fabbrica in toto, riprendendo così la produzione. Una produzione che raggiunse livelli talmente alti da permettere al birrificio di aggiudicarsi il secondo posto nella graduatoria nazionale dei produttori. Tutto ciò portò a un ulteriore sviluppo, forte sviluppo e crescita, sia in termini di personale che in termini infrastrutturali. Infatti nel 1928, oltre all'apertura di nuove attività collaterali, quali una malteria o l'apertura di un'azienda nel settore alimentare, i fratelli Luciani acquisirono nuovi birrifici, tra i quali spicca sicuramente la Dreher di Trieste. In questi anni venne anche costruita una nuova sala cottura in lega di rame e completata con stucchi e mosaici che tuttora merita di essere visitata. Dopo un'inevitabile frenata dovuta allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e a una ripresa debole ma costante, l'aumento della competitività e soprattutto l'apertura a nuovi mercati, un mercato sempre più internazionale, portò all'adozione del marchio Dreher come unico marchio nazionale. Nonostante ciò, però, nel 1974, in seguito all'aggravarsi della crisi che attanagliava la società, i fratelli Luciani decisero di vendere in toto la fabbrica alla multinazionale Heineken. Nei successivi 30 anni, lo stabilimento di Pedavena fu rinnovato, riorganizzato e riadattato, tutto ciò per soddisfare a un nuovo standard votato ad un mercato più internazionale, globale. Allo stesso tempo lo stesso stabilimento venne premiato più volte come una delle fabbriche migliori della nuova società, sia a livello nazionale che europeo. Nel 2004 però Heineken decise di chiudere definitivamente lo stabilimento, ma grazie ad una grande mobilitazione di comitati cittadini e soprattutto all'interessamento della stampa e della rete, vedasi per esempio il blog di Beppe Grillo, la chiusura fu posticipata l'anno dopo. Il forte clamore suscitato da questa grande macchina mediatica atta a non far sparire nel nulla una grande realtà storica della birra Made in Italy e così fortemente radicata nel territorio fece sì che il caso Pedavena arrivasse addirittura sui banchi del Parlamento europeo. Fu così che nel corso del 2005 furono avviate serrate trattative per trovare un nuovo acquirente, con il sostegno di tutte le parti sociali, governative e non. Nel 2006 finalmente il gruppo Castello di Udine rilevò la fabbrica e a fine maggio, dopo la seppur parziale assunzione dei dipendenti, fu pronta la prima cotta della nuova gestione. Le richieste di birra furono molteplici ancora prima che la birra stessa venisse prodotta. Questo permise allo stabilimento di Pedavena, appena riaperto, di ripartire con la produzione a pieno regime. Oggi lo stabilimento di Pedavena propone diversi stili di birra. Per conoscere queste birre vi invito a visitare il loro sito internet, il cui link potrete trovare qui sotto. Tra questa gamma io ho scelto questa birra in particolare, la Birra Pedavena.
Doppio Malto Dolomiti, una birra che è stata definita una birra a chilometri zero, proprio per sottolineare il fatto, che viene prodotta, con l'esclusivo utilizzo di materie prime locali, come dice la stessa etichetta, prodotta nelle Dolomiti. La bottiglia è una classica bottiglia da 33 centilitri in vetro. Avendo a che fare con un doppio malto, in questo caso Chiara, è preferibile berla in un classico calice a tulipano. Per quanto riguarda il colore, è un colore che si avvicina molto a quello del miele, con riflessi dorati. La schiuma invece si presenta, compatta, fine, ma non molto persistente. Anche oggi quindi andremo a provare una doppio malto chiara. Altre volte abbiamo visto le doppio malto scure, ma come tutte le doppio malto vi consiglio sempre di berla a una temperatura che non sia eccessivamente bassa, proprio per esaltare i caratteri aromatici tipici di questa tipologia di birra. Infatti sono tutte birre il cui aroma è abbastanza intenso, ma soprattutto complesso. Mentre nelle doppie bock, o meglio, nelle bock scure, il carattere aromatico dominante era quello relativo al caffè, al cioccolato, al cacao, sulle chiare, specie anche adesso in questa, si sente di più, il carattere maltato sicuramente, ma un malto un po' più dolce, un po' più fruttato. Ma andiamolo a provare. Alla salute. Il corpo è di media struttura, media-bassa struttura. Un po' tutte le vene aromatiche che si sentivano già nel fatto si ripropongono anche al palato. La cosa in più che si sente forse è un carattere un po' più astringente, si sente una vena di limone. Anche se, come dire, l'alcol che già si sentiva quindi al naso, abbiamo detto, tende a coprire un po' il tutto. Ricordiamo che questa birra, la gradazione alcolica di questa birra è di 6,7 gradi alcolici, appunto. Il finale è tendente verso l'amaro, anche se rispetto a quanto visto per le doppie malto scure, il carattere fruttato anche sul finale e quindi un po' più dolce prevale su quello, sul punto, sulla vena amara del luppolo. Anche il retrogusto, col passare del tempo, come dire, rivela e sottolinea ancora di più questo carattere floreale. Questo carattere, come dire, fruttato della birra in sé. Una birra questa abbastanza complessa, come un po' tutte le doppie malte in generale. Teniamo conto che i processi di fermentazione e maturazione avvengono in lungo periodi di tempo molto lunghi. Il forte sentore alcolico tende appunto a non rendere questa tipologia di birra, e questa in particolare, a far diventare il prodotto come un prodotto rinfrescante, tipico estivo, diciamo. È un ottimo prodotto sicuramente, da bere piacevolmente, ovviamente anche con moderazione. Una birra quindi che consiglierei di berla anche abbinata con diversi tipi di piatti, specialmente con formaggi, meglio se stagionati. Vi consiglierei anche di berla in loco, se ne avete la possibilità, per anche visitare il bellissimo parco che vi è annesso alla fabbrica e che permetterà quindi di vivere e di respirare l'atmosfera tipica delle Dolomiti, delle montagne del Bellunese.
Con questo credo di avervi detto tutto, grazie di avermi seguito fino a qui, ciao e alla prossima birra.